Siamo con il professor Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. Nel DDL relativo alle fake news si parla anche di istigazione all'odio, di cyberbullismo, di pedopornografia. Ma cosa si nasconde realmente dietro questo decreto? A mio avviso questo decreto ha un contenuto fortemente eversivo ed è contro la libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione, che elimina autorizzazioni o censure nella manifestazione del pensiero. Quindi è un provvedimento liberticida. Direi che i punti essenziali in cui si nota questo carattere assolutamente in violazione della nostra Costituzione sono l'articolo 7 e l'articolo 2. Nell'articolo 2 si dice che il giudice ha dei poteri per accertare come reato delle manifestazioni del pensiero che, tra le varie cose che possono essere ammesse, turba anche l'immaginario collettivo, cioè l'opinione pubblica. Il che significa che l'opinione pubblica del momento, che è un'opinione pubblica tutta orientata alle idee suicide del neoliberismo, non può essere motivata. E come fa il giudice a intervenire in una cosa del genere violando l'articolo 21? Io credo che questa proposta non potrà avere seguito. Comunque è indice del fatto che oramai i poteri finanziari e le multinazionali si rendono conto che il loro sistema oppressivo, che toglie a tutti per dare a pochi, sta scuotendo un po' le masse, le quali magari sono anche nell'ignoranza, però sentono che questo sistema porta alla povertà, alla miseria, alla svendita del territorio in ultima analisi. Ne sono esempio la votazione di Trump negli Stati Uniti, la Brexit della Gran Bretagna e soprattutto, per quanto ci riguarda, il no al referendum. Quindi dobbiamo andare verso il referendum. L'altro articolo importante è l'articolo 7, laddove si dice che le notizie da togliere dal web sono quelle che il gestore del web, quindi ci mettiamo nelle mani della finanza, il gestore del web ritiene contrarie alla verità, alla veridicità e fa un esame e nel qual caso, nell'assoluta libertà ed indipendenza di un privato, che tale è il gestore, il cittadino si vede anche privato di questo mezzo perché quelle sue espressioni vengono immediatamente tolte dalla piattaforma informatica. Credo che si tratti di uno scivolone enorme, contrario alla nostra Costituzione, che viola, oltre l'articolo 21 che ho già citato, anche molti altri articoli della Costituzione. L'articolo 2, per esempio, che dice che la Repubblica tutela la persona umana, lo svolgimento della persona umana come membro delle collettività di cui fa parte. Il fatto che questo DDL non tocchi i giornali online, a suo parere, non è una grave violazione della pluralità di informazione? Ma certo, questo è un altro aspetto. La democrazia si fonda sul pluralismo. La nostra Costituzione è una Costituzione pluralismo proprio perché tutela la manifestazione del pensiero, ma se si incide sulla manifestazione del pensiero l'effetto è dal punto di vista della tenuta della democrazia è molto grave perché si toglie il pluralismo, lo sbocco finale è il comando di una persona, è una sola persona al comando. Stiamoci attenti perché l'oligarchia e la dittatura sono la negazione della democrazia. Come si può regolamentare l'informazione libera nella rete senza dar luogo prima ad una seria regolamentazione del conflitto di interessi? È impossibile. La domanda è molto profonda. Bisogna risolvere questo problema che le lobby mantengono in piedi da sempre del conflitto di interessi. Qui siamo di fronte a una manifestazione incredibile di un conflitto di interessi tra chi ha tanto denaro, tanta ricchezza e chi non ha niente. È lo strapotere del ricco nei confronti dell'utente generalmente
poco ricco o povero addirittura, si tramuta proprio in questa forma di censura. Cioè, praticamente, guardi, dopo aver studiato a fondo la questione, io vedo che la sovranità appartiene a chi è più forte. Ora, il popolo italiano, come il popolo di tutti i paesi del Sud Europa, sono popoli poveri. E qualsiasi cosa che dà luogo a debolezza in campo economico viene aggravata dall'Unione Europea, la quale impedisce l'aiuto di Stato e impone la distruzione di chi si ammala. È il contrario di quello che si dovrebbe fare. L'ammalato va guarito, invece in questo caso va ucciso. E questa è la politica che segue il neoliberismo, perché l'obiettivo finale del neoliberismo, considerato che il mondo ha 6 miliardi e 300 mila abitanti, che non sono sostenuti dalla terra, che già dal 12 agosto 2012 non riproduce quanto viene consumato, l'obiettivo è proprio questo, essere in pochi i proprietari della terra e far fuori e tutti gli altri, come se non fosse niente di grave. In fondo le menzogne, la possibilità di uccidere a distanza ci ha reso talmente coriacei che una decisione di una multinazionale che butta nella miseria e nella morte un popolo intero viene ritenuta lecita. Questo veramente è lo stravolgimento di tutti quegli elementi sui quali si fonda la natura e sui quali si fonda la vita sia del pianeta, sia degli animali, sia dell'uomo, che al vertice del regno animale e forse non è nemmeno il migliore del regno degli animali.